sensazione che questa città, quando viene chiamata, è sempre presente. Ora, Salvatore Giacometti, innanzitutto dell'AIAS, partito laista della Conte Esercenti, i sindacati, CGL, CISL, UIL, UGL, Andrea Renise, c'è Giosuè De Rosa, Giosuè Laizza, c'è anche Antonio Andreossi, territoriale della CGL, un saluto anche da Nunzio De Via, della UGL, poi c'è l'associazione Ateneo con l'amico Antonio Avorio, che è qui con me, è dietro le spalle. Poi abbiamo Nicola Carini, consigliere comunale di Afragola, abbiamo Rino, componente della Commissione Paro Impostale della Provincia di Napoli, Camillo Andrea dell'MS di Fiamma Tricolore e del mio carissimo amico Raffaele Bruno, che non è qui perché in pratica c'è il direttivo nazionale di Lombardia, ma comunque è stato uno che si è impegnato molto per la raccolta delle firme quando c'è stata tutta la movimentazione con Bassa. Mimmo Feniano, della cittadinanza attiva, c'è la moglie Susi Pagliuca, anche io del Sud, sono impegnati per problemi, purtroppo è stato rubato il portafoglio a Susi, ma verranno dopo. Il leader dei briganti napoletani, lo possiamo dire così, siamo tutti briganti, Mario Di Cariello. A quale vorrei un applauso. Maria Cariello, la nazione napoletana indipendente. Parlamento due Sicilie, non mi ricordo i nomi, mi dovete scusare. Bulì. Poi c'è il professore Covillo e c'è una persona che mi ha presentato, io stavo subito discutendo con l'amico Fortunato, però c'è tutta una serie di associazioni e credete ci sono pochi partiti. Questa cosa a noi da un lato dispiace e da un lato fa piacere, perché abbiamo voluto valorizzare in questo momento l'identità napoletana, meridionale in particolare. È da troppo tempo che veniamo trattati come figli di un Dio minore su questa questione delle assicurazioni. Io non mi dilungherò, ne abbiamo detto tanti dal giornale, ne abbiamo detto in convegni. Io lascio la parola subito ad Enzo Ferrante per esporre un po' i motivi di tutto questo. Però prima di questo, solo un saluto di Antonio Avorio, il direttore dell'Associazione Ateneo. Buonasera a tutti voi. Grazie innanzitutto per essere intervenuti. L'unica cosa che tenevo a precisare è che questo è un piccolo luogo di arte, ma come potete vedere stasera arte non c'è. La cosa che mi preme è che comunque, anche essendo privati sul territorio, noi siamo aperti sempre a qualsiasi forma ed espressione, non solo artistica, ma anche di tematiche sociali come questa. Io vi ringrazio tutti voi per la collaborazione e cosa dire, vi lascio a loro, ok? Arrivederci.